Buongiorno, la vostra Miss Tenerelli, anche mezza malata, vi tira fuori delle chicche. If you get to hear me now. Allora, buongiorno di nuovo, buongiorno. Parliamo di profumi, parliamo di un profumo in particolare. Che sono felicissima di potervi far vedere sul mio canale, perché è un profumo che io già conoscevo, è un profumo piuttosto vecchio, ma sono ancora più felice di potervi comunque parlare di un profumo che, oltre ad essere veramente buonissimo, è un profumo veramente low cost. È un profumo che, per quello che costa, è veramente un profumo ben costruito e un profumo che ha costituito la storia, comunque della profumeria. Diciamo che io sono piuttosto legata a questo brand perché in passato ho amato altri dei suoi profumi. Scusate, ma comunque la gola è quella che è. Ho amato altri dei suoi profumi, quindi non è l'unico che io ho amato, ma questo diciamo che è quello che mi è entrato più nel cuore di tutti. È uno dei profumi che ha fatto la storia dei profumi gourmand, che ha comunque aperto la strada insieme ad Angel ad altri profumi, perché comunque è uscito nello stesso anno. E è un profumo che io non avevo più da tanto nella mia collezione, ma sono riuscita a comprare ad un prezzo stracciato su Amazon. Poco tempo fa vi faccio vedere la confezione e stiamo parlando di questo profumo che è il primo profumo di Lolita Lempicka o Lolita Lempicka, chiamatela un po' come volete. Questo è quello che io ho preso su Amazon, ha la bellezza di credo 17 euro. Sapete che i prezzi su Amazon cambiano e variano a seconda anche molto della richiesta. Io non so adesso che prezzo abbia, perché l'ho comprato circa una settimana fa. Qui sotto vi metto comunque il link di dove ho comprato io questa stupenda confezione, che secondo me è proprio la scatola, diciamo, dei segreti. Se voi vedete, è splendida. Io onestamente non avevo nessunissima intenzione di comprare una confezione regalo, ma avevo intenzione di comprare il profumo. Il posto dove, il luogo in cui l'ho trovato ha un prezzo più vantaggioso, perché è un po' più difficile da trovare adesso nelle profumerie, è stato proprio Amazon. Si trova però anche in altre profumerie online a prezzi sempre molto vantaggiosi. Diciamo che su Amazon era circa 17-18 euro il 30 ml da solo. Quindi quando io ho visto questa confezione allo stesso prezzo, ovviamente spedizioni gratuite con Prime, ho deciso di prenderlo. Questo è un profumo che non può nella maniera. Intanto vi faccio vedere, vabbè, la confezione l'avete già vista prima, è questa confezione con queste chiavi qui in cartone che si solleva. All'interno ci sono tutte queste chiavi disegnate, questa è la crema corpo. E questa è la confezione, che comunque è una confezione che a me ha sempre fatto impazzire. Non ho comunque conosciuto oggi, e la confezione è così, è appunto una mela, ricorda una mela. Questo è il picciolo della mela da dove schiacciando esce il profumo. È un profumo meraviglioso, un profumo che per me non tramonterà mai. Resta uno dei profumi ai quali io sono più legata. Per quanto riguarda la mia gioventù, ma è un profumo attualissimo, un profumo che è stato poi, diciamo, rivisitato tante volte, sempre dalla stessa Lolita Lempicka, penso si pronunci così, comunque ci siamo capite, attraverso tante altre uscite, sempre di questo profumo, tutte molto buone, ma diciamo che nessuna è riuscita, come in questo caso, ad eguagliare il suo primo profumo. È buonissimo. Allora, adesso io vi leggo le note perché ovviamente mi sono fatta lo screenshot sul telefonino. È un profumo che è uscito nel 97, quindi come vi dicevo prima, è uno di quei profumi che ha aperto, diciamo, la strada al gourmand, quello che poi è diventato anche attraverso Angel, il famoso profumo di Thierry Mugler, rivisitato in tante salse, e adesso insomma è tanto, diciamo, amato e di moda come genere di profumi. Le note di testa sono violetta, edera e anice stellato, nel cuore c'è iris, amaryllis, liquirizia,
rizoma di iris e ciliegia, in base c'è fava tonka, vaniglia, vetivè, muschio e pralina. Cioè, io vorrei veramente, in certe occasioni, mi è capitato tante volte di questa cosa quando si parlava di profumi, e vorrei davvero, davvero riuscire a far passare attraverso a questo buchino gli odori, i profumi. Tanto mi fa piacere quando voi mi dite che io riesco a raccontarli bene, io ci provo, non so se li racconto bene o male, ma ci sono volte in cui davvero vorrei, scusate, poter far passare attraverso la fotocamera il profumo. È un profumo che non è esageratamente dolce, ma comunque molto 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 goloso. Io riesco a sentire molto molto bene la violetta, che gli dà quella specie di allure un po' donna d'altri tempi, un po' non so come dire, non è comunque un profumo di quelli da vecchia zia, assolutamente. Io riesco a sentire anche molto bene, si sente subito la nota di anice stellato, ma secondo me si sente molto molto bene la liquirizia, unita a questa nota di ciliegia che è spettacolare, per poi arrivare comunque ad avere un fondo molto molto pulito, perché il muschio bianco si sente molto bene, e quindi è un fondo quasi fanciullesco, quasi di pelle pulita. Non è un profumo assolutamente invadente, ma è un profumo molto sensuale, secondo me, di una femminilità molto sbarazzina. Era molto bella anche la pubblicità di questo profumo, quindi è una femminilità quasi con quelle sfaccettature. Sono i profumi che piacciono a me, che hanno quelle sfaccettature un po' di innocenza mista a sensualità profonda. Io vi assicuro, adesso me ne spruzzo proprio un po' perché ve lo voglio raccontare bene. Avessi azzeccato. Ah, che buono! Si sente proprio tantissimo subito questa bella nota di violetta e liquirizia, che è una cosa proprio insolita e particolare. Io vi giuro, voi sapete che io non dico mai, non do mai consigli che non, diciamo, in cui non credo davvero. Poi i miei consigli possono anche non essere giusti, ma se avete la possibilità di annusare questo profumo, cioè Lolita Lempicka, il primo profumo che ha fatto, perché ne ha fatti tantissimi altri e ce ne sono tantissimi altri di buoni, fatelo, perché questo è un profumo che, anche se è del 1997, è uno dei profumi più buoni che io abbia nella mia collezione. Era tantissimo tempo che io non lo avevo più, perché avevo la confezione grande finita ormai un paio d'anni fa, però voi sapete quanti io ne ho di profumi, quindi non mi pareva il caso di ampliare la mia collezione ulteriormente. Ho poi trovato questa offerta su Amazon, alla quale non ho saputo resistere, perché comunque io trovavo come prezzo sui 20 e qualcosa euro il 30 ml, che comunque è un prezzo veramente buono. In questo caso però pagare 17 euro il 30 ml con la crema e una confezione del genere stupenda, nella quale voi potete riporre poi quello che volete. Sì, io non riesco proprio a sentire sempre questa nota di liquirizia. Io non ricordo chi di voi mi guardava, ha guardato il mio video sui profumi per San Valentino, in cui io ho parlato di nero della farmacia Santissima Annunziata, e ho detto che aveva la liquirizia al suo interno, e mi ha ringraziato perché cercava da tanto un profumo che contenesse la liquirizia. Se mi stai guardando, prova questo, perché si sente veramente tanto. Non è comunque una liquirizia invadente, non è per nulla un profumo maschile. Vi consiglio però anche, tra l'altro, ottimo è la sua versione maschile, sempre come primo profumo. Si trova anche quella, se avete possibilità sentitela, perché è buonissimo. Io ho intenzione di regalare la versione maschile a mio marito appena posso, perché secondo me è un profumo che lui amerà tantissimo. Sì, io sento tutte queste belle note di ciliegia, liquirizia, violetta, è particolarissimo. Ripeto, sul fondo diventa una cosa molto angelica, innocente, molto fanciullesca, molto, ripeto, avvolgente, dolce, ma comunque con quella sensazione di pulizia. Spero di avervi dato un giusto suggerimento, anche qui un giusto spunto da poter annusare. Se volete, io vi metto appunto sempre il link qui sotto,
Se l'offerta è ancora valida, a mio avviso è imperdibile. Io lo adoro da morire questo profumo. Sarà il profumo della mia primavera. Vi saluto e come sempre vi mando un enorme bacione. Ciao ciao!